Un incontro tra Paola De Roberto, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in vista delle prossime elezioni, un incontro che ha riguardato in modo particolare l'impegno per le future generazioni e soprattutto per l'evoluzione digitale. Realizzato tante cose insieme che per me erano delle grandi priorità. Voi sapete, io come presidente della Commissione Politiche Sociali ho avuto una particolare attenzione a questo settore, senza trascurare però insomma la mia sensibilità di base. Infatti credo che la differenza oggi la possiamo fare anche rispetto alla programmazione futura, riuscendo a conciliare quello che piace tanto ai nostri giovani, ma che in realtà deve essere un obiettivo concreto che ci dobbiamo porre, quello famoso delle smart cities, cioè di creare una città intelligente a misura d'uomo che sappia in qualche modo rispondere in maniera immediata ai bisogni delle persone, a quella che a me piace nel settore del sociale essere i progetti di innovazione sociale. Allora, se noi riusciamo a conciliare queste due parole, smart cities e innovazione sociale, anche e soprattutto attraverso l'innovazione tecnologica, penso che riusciamo a dare veramente concretezza ai nostri progetti. Una consigliera comunale come bisognerebbe essere? Una donna intelligente, capace, competente, per usare una parola che lei ha utilizzato, una donna che è stata in grado nell'arco di 5 anni di prendere pieno possesso di quanto è complicato l'amministrare e riuscire a guidare processi. Non è una cosa irrilevante, anzi è una cosa assolutamente rilevante. Nei prossimi 5 anni Paola dovrà svolgere funzioni adeguate al suo livello di preparazione culturale e di limpidezza di comportamenti.